Giocatori passano, la maglia alla destra, società Sara, che volevi. Cosa chiami questa, ragazzi? Sono riserva, metto riserva. C'è il cavasciotto. Mettono te. Mi saluto. Che si sente? Invece, voglio anche io canto in inglese. È lei che mi suggerisce. Allora? Allora, 60 minuti. L'ufficio che viene che è. No, voglio andare a prendere le pompone ora. Ora ci si fa la prova delle pompe. Freschissimo. Perché restare qui se la platea è già deserta? Perché? Che cerco qui? Che voglio più dal successo? Perché? In fondo io non ho lottato che per questo. Ed io l'ho scelta io questa mia vita. Vorrei stasera sì vederti lì in quella fila, e tu, solamente tu, vedresti che sono cambiato, che in me non c'è già più l'entusiasmo di una volta, ma io ho scelta già questa mia vita. Tornare indietro non si può più, tornare indietro, scegliere te. Buonasera e grazie a tutti di essere qui per la quinta volta. Siamo a 5, esatto. Siamo a 5 anni dal primo appuntamento in cui gli over 50 hanno iniziato ad esibirsi. Ad esibirsi qui, in via Braga, nelle serate denominate Happy Shopping, organizzate dai negozi facenti parte del Centro Commerciale Naturale di Maiano. Quindi il primo ringraziamento va a loro.
va al comune di Oiano per il patrocinio di queste serate e dalla Casa del Popolo, che ci mette sempre a disposizione questo comodo spazio nel centro del nostro paese. Stasera vedo tante persone, siete veramente tanti, tantissimi, e so, lo so perché siete in tanti, perché sapete chi è già il nostro primo ospite. Però prima di presentarvi il nostro primo ospite, anzi il nostro primo over 50, prima di presentarvelo vorrei chiamare il mio fido cameriere personale, oltre che testimonia del nostro sponsor, ovvero Lutia, l'acqua buona presa in butia. Per cui entri il testimonial. Sono Oreste, il cameriere, so far bene il mio mestiere. Come tutti, l'altra sera sono pronto a cantare. Un applauso al nostro Oreste. E a questo punto non lo diciamo oltre e andiamo a presentare il nostro primo over 50. Reduce da una tournée che lo ha visto trionfare in Sud America, negli Stati Uniti, in Australia e persino nella difficilissima arena di Mignana, signore e signori, ladies and gentlemen, madame et monsieur, Gigi The Voice! Grazie per avermi invitato. Dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma sei in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo, sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te? Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio. Impazzisco senza te e ogni notte ti ritrovo accanto a me.
applauso mentre sono anch'io sotto. E dopo il nostro Gigi, un altro over, anche lui reduce da una prestigiosa tournée. Non vi dico però di da dove. Signori, Enzo, glielo posso dire? Allora lo dico. Brava. Enzo. Io tento invano di dimenticare, ma il primo amore non si può scordare. Ho scritto un nome solo in fondo al cuore, ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero. Filo sotto l'asta, bravo, bello, ricco, parlo di Enzo, è ancora giovanotto, meditate donne. E adesso dalla vicina è Spagna, un gruppo di grandi professionisti della chitarra gitana e del flamenco.
inoltre è un gruppo molto molto devoto a San Gria. Signori, i tre amigos.
Bravissimi, bravissimi, la ballerina, ballerina bellissima, bellissima e caliente, talmente caliente che mi è venuto di nuovo sete, per cui chiamo ancora Oreste con l'acqua del nostro sponsor, Lutia, l'acqua buona presa in butia. Qual è la battuta? Prima te la dico io. Oreste, mi versi un bicchiere d'acqua? Oreste, in quest'acqua c'è una mosca. Zitto! Non dire a nessuno, se no la mosca la voglio a tutti. Ah, ah. Grazie, Oreste! Prego! Aspetta! Ho sbagliato io! Oreste, ma come la vogliono tutti? Conto! Conta anch'io! Uno, due, tre! Ah, ah, ah. Signore e signori, l'angolo della poesia. Cordiale e cortese. La sudamericana è la peruviana. La peste bubbonica è l'ape nipponica. La penicellina fa medicina. La pennichella dorme e riposa. La peperonata cucina gioiosa. La percezione prevede il futuro. La percussione suona il tamburo. Però c'è anche un'ape in via di estinzione. Sapete chi è? È la pensione! Poesie di altissimo valore morale, come avete sentito. Torniamo adesso, gentile pubblico, alle straordinarie doti canore del nostro Gigi The Voice.
castello che io posso fare per te. Si stacca sempre il microfono. E ora, se permettete, canto un'altra canzone pure io. Una carezza in un pugno, prego, la numero 16, la trovi nella cartella. Celentano. Una carezza in un pugno. Dovete avere pazienza, siamo over 50. Un applauso per Alessandro. Sua è la responsabilità. Questa si canta insieme, però. A mezzanotte sai che io ti penserò. Ovunque tu sarai, sei mia. E stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Armando Olmi, ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano, dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai. Cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e da un pugno chiuso una carezza nascerà. Va 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 vai, va 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 vai, vai va va vai. Grazie.
siete meravigliosi! Avelline, ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano, dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai. Cattivo come adesso non lo sono stato mai, e quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e da un pugno chiuso una carezza nascerà. Vamo vai, vamo, vamo vai, vamo. Grazie. Grazie Baiano. Signori, sul palco Enzo Pecci. Yeah.
c'è sempre, più si pulisce più c'è sudice, ci sarà persa, ci viene. Armando! 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 E c'è andato a fuoco e fuoco! Chiama Nerone! Sì, detto Merendone del via ba. Non mi fa confondere Armando, a me questa casa non mi ha garbata, vieni. È proprio così. Ti ha voluto pigliare la casa in campagna, accidenti alle domeniche. Il sabato si parte, si va a fare la vita sana, ci si riposa. Ma che è possibile tu sei ma contenta? O che preferisci stare a Prato in mezzo allo stress? Lo stress? Ma che dico di questo? Una parola meriana. Ah, senti, non mi rompere con gli ombri, io non ne posso più. Ma che vita questa? C'è da vangare, c'è da murare, c'è da biancare, c'è da accendere il fuoco. Oh, ma io ho una domenica sola per settimana, sai? Oh, questa! O tu preferivi fare i weekends in campagna? I weekends? Come tu ragioni? Un'altra parola meriana. No. Hai meno? Oh, e tu pigli un po' d'aria buona, tu ti riempi i polmoni. Ma accidenti all'aria buona, non mi ha dato. Sono alla tromba io. Ma abbi pazienza, eh. Accidenti a quella bocca d'aria. Ah, guarda, guardavi lì come san ciurmati, calzoni con tre cuni, guardavi lì, tutte strappate, camicia strappata, graffi alle mani, tagli alle un 10 giorni ci pigli un tetano. Il tetano? Sì. Questa non è salute, e poi guarda Italia, lasciatelo dire, anche in codesto stato, e tu sei un bel vedere. Ma per via, te entrasse un pruno in un calcagno, tu staresti più zitto, sai? Ma lo vuoi capire che in campagna e pruni, e fuscelli, e bacchetti, e di ogni osa disinfettato? Lo vuoi capire che in campagna c'è l'ossigeno e c'è? Ma sentimi che mi dice, e c'è l'ossigeno, ma non le sono le bombole? Ma dappertutto, qui è tutta una bombola! Apri la bocca, ci trulla e ingolla! Ma questa non è salute! Ma per via, Armando, guarda, lasciami perdere, Anzi, guarda, va a accendere il fuoco, mangiamo un boccone perché voglio levarmi di lì, voglio andare via, voglio andare a casa stasera perché c'ho Mosè alla televisione. Mosè? Chi è Mosè? Mosè, quello degli ebrei. Domenica erano tutti lì davanti al Mar Rosso. Ah, e fino a Dio io me la vado a finire, ed erano tutti lì davanti al Mar Rosso, ed entrano dentro e saltano fuori tutti finti. Ma se tu pidi una seggiolata nella testa, te non tu sei contento? O guardarmi, insomma, rovinare il finale? Calma, calma, sposa, ora io fo' una bella cosa, guarda, e pidi il pennato e vo' a fa' un manato in legno. Te intanto, guarda se tu trovi una mucca e tu ti fai anche due bistecche, vai, ciao. Come con questo? Ma badavi come San Ciurmati, ma che vita, o che modo di riposarsi sto qui? Acqua in casa non ce n'è, bisogna tirarla su dal pozzo, bollirla perché io me ne gioco, no. E bisogna, e c'è il licito, ma del fondo all'orto, ma la notte, o tenessela, o farla in una cartocciata di carta gialla e portarla fuori a mano, ma ben via, ma che... Che c'è nessuno? Che si pare? O la donna? Che c'è nessuno? Perché chi sono io? La donna invisibile? Da un par di mele c'ho la motocicletta per girarle, ma... Quale tizia? Permetti, a rotte della sciarpari di Casello. Accidenti, antiognoni, ma che cos'è, conti? Baroni? Ma che cos'è? Veramente, e se era montadini? E se era montadini di questa fattoria? E te chi tu sei? Io sono dei pelagatti di Prato. Di Prato? Dove fanno ceci? No, veramente a Prato di Pigliambelle, infatti. La senta, io c'ho ancora un po' da fare, ci avrei anche un cincizio, insomma, se la mi vuol dire perché c'ho un po' da fare. Dai letto a merendona. Ma che sei te che ti hanno accollo questo potere? Sì, in accollo, veramente l'avrei altro in accollo. No, degli marito Armando, che ti ha voluto prendere la casa per pelliccia, passacci,
i sabati e le domeniche, meno male ti hanno levato un weekend, le feste comandate, i ponti, tutto ti hanno levato, si fa altro lavoro in questa casa. Questo era il mio potere e questa era la mia casa. Ah, non capisco, ma mi scusi, la sacco, che ti posso dare un bicchierino di vino anche? Non si scomoda a passeronarsi. Da quando c'ho la lucciola allo stomaco il vino non lo posso più bere. Poi che mai di bello te. Allora mi dispiace, va. Senti un po', oh sposa, ma che ti fa astio si può vedere la semifigliola? Settimo! Settimo! Mambo! Settimo! Mambo! Vedi sposa, questo è il settimo, che è il mio primo figliolo. Poi c'è il terzo che è il secondo. E primo, che è l'ultimo? Non può andare bene di nulla a matematica. Visto? Buongiorno a tutti! Visto, settimo. Lui esiste a chie? Io me ne ricordavo mia. Ma c'ho le famaioie per ridere. Che ci sta lei ora? Accidenti a te. No, 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 e ci si tiene di quando in quando. E di settimo. Quando si stia lì e sera tutti sudici e vestiti a zingari come questa sposa. Come sarebbe a dire, scusi, come sarebbe a dire? Scusi. Ma che lo sa perché non ci si lavava mai? Perché voi siete di ciò? No, perché no. Nel pozzo che c'era la serpe, accidentate. E che c'era nel pozzo la serpe? Mambo! Sottimo! Di là è! Che c'è la stanza di là, eh? No, fermo, perché di là c'è la mia camera da letto, vedi? Non scherziamo. E t'ha fatto male perché nella meglio stanza. Sì, sì, è la gloriosa di tutto. Vero? Ci muore il Dennis! Come? La mia sorella, quella tuberotica! Tubercolafia! Mambo! Sottimo! Ma che ho detto? Noi la si chiama la stanza delle piatto. Ma come le piatto? Le piatto le veniamo fuori da un pozzo sotto gli impianti. Eh no, allora voi dovete entrarle perché qui in pozzo non ce n'è. Zie, accidenti a te! Per forza c'è più, è fumurato! E ci asco il nonno video! Ma tu feci bene a Murano, magari se no il nonno video poi ci riascavano. E non c'è perso, e non si ritroviete più! Che ti dissero il nonno video? Ma senta, io non lo so, se tu volete però... No, perché per gli esempi si aveva da fare con la pandemia. E allora dice, chi c'è il cascato? Il nonno video! Lascia stare ben e vecchio, tanto ci amo da più! Ecco, che volete un gocciolino di vino? Perché insomma, sa tanto per cambiare discorso, ecco. Dice, no, io non lo so, che si può cambiare discorso, ecco, perché se no, come si fa? Grazie sposa, e non lo posso bere da quando c'ho l'ernia fiammata, però è lei! No, no, me ne importa! Sì, se però non ci avesse di cognac! Cognac lo bevo volentieri anch'io! Sì. No, no, vede, e qui ci si viene di rado e quella roba lì non ci si porta, ecco. Abbiate pazienza, ma io bisogna mi metta un po' in a sedere dopo tutti che come avete detto. Vai, fai sposa, siediti tranquillo. Mambo, accidenti a te. Sottimo! Ma l'hai visto bene quella? Ma davvero? E la mi fa proprio una tutti sei stiglia. E che la fece la tutti sei stiglia? E l'ho presa la paralisi! Ma non su questa seggiola! Eh no, io la stessa stile non so che l'ha difesa, ma le mie seggiole lasciare stare! Armando! Armando, accidenti a te, perché oltre mi viene a riprendere, Armando! Signora! Signora! Mambo! Sottimo! Ma signora, la si sente male! Lascia fare a me! E va qui un secchio d'acqua e rientra un piano un pozzo! No! No, perché se settimo e va a pigliare l'acqua della serpe con la secchiata lo stronco, capito? Lo stronco! Ferma sposa, ferma. Va a pigliare l'aceto, senti! Sì, l'aceto sì, l'ho nella borsa lì, nelle boccettine dello Chanel numero 5. Sposa, l'aceto fa bene, l'ho pigliato sempre anche a me, povero Ferio! E che gli è successo all'Ofelia? E l'è morto di sciacquata, Ai ai! E andando ogni bosco a fare la legna imprennato e ti partì ad una mano e la rimase lì di sopra. Signora, che buona mano? Ehi, Sania, dammi
faccio. Buongiorno, padrone. Buongiorno. Io mi chiamo Armando Pelegatti. E voi? Noi mi chiamo Aronte della Sciarfari di Casello. Se eravamo contadini di questo potere, si parlava qui con la sua sposa, sa di queste cose. Oh, che stai in piedi? Oh, Italia, ma tu gliel'ho offerto un bicchierino di vino? No, ti scomoda, padrone, non posso più vedere quando c'ho la crostata. La prostata, ignorante! Ma che ho detto? Che mi da sempre oltre te! Oh, Italia, ma chi ha visto in campagna come si fa presto a fare l'amicizia? Sì, sì, tu date da te questa amicizia, io ho a casa accidenta a te, l'asa di Amparo. Italia! Italia! E da tu vai? Oh, Italia, vai qua! Ma da tu vai? Italia! Babbo! Osattimo! Oh, babbo! Osattimo! Oh, babbo! Osattimo, ma tu mai? E tu la chiami mai? Ed ora, se è tra voi, chiamatelo, perché è ancora tra noi, scusate, non lo vedevo lì dietro le quinte, Gigi De Bois, un applauso. Anche senza musica, lui nella musica, anche tutta la sera Gigi senza musica. Allora, ora vi devo dire due parole su Oreste. Oreste, vieni,
Un applauso, eh! Voi lo vedete fare il cameriere, però questa per lui è solo un'occupazione temporanea. In realtà lui sta studiando geografia, vero? Sì. So che c'è qualche scettico, ma per dimostrarvelo stasera abbiamo preparato qualche quiz. Quindi, Oreste, mi raccomando, concentrato, c'è tanta gente. Vero, gli ha ragione Nimo, ha detto, ha sempre fatto il donnaiolo. Bravo Nimo. Domanda di geografia. Oreste, sai dirci qual è la città più calda d'Europa? Stoccarda. E la città più calda d'Italia? Le Fornaci. Bravo Oreste, preparatissimo. E adesso l'ultima domanda, la più difficile. Qual è la città d'Italia con più insetti? Moschignano. Bravo Oreste, grazie, le sa tutte. E adesso con noi ancora l'angolo della poesia. Prego. Siamo giunti quasi alla fine di questa splendida serata. Spero che abbiate gradito fino adesso. Se avete gradito, vorrei sentire un applauso. Grazie. Adesso una canzone dedicata a una delle più belle donne della vallata. La canzone si intitola La Pansè. Prego. Ah.
sempre a me. Che bella passe che tieni, che bella passe che hai, me la dai, me la dai. Mamma, io le tengo un altro impetto e unisco tutte e due, pazze mie, pazze tue, il ricordo del nostro amore. Che bella passe che tieni, che bella passe che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua pazzia. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, pazze mie, pazze tue, il ricordo del nostro. Ti passo sulla bocca e mi sembra un tititranco questo bacio che do a te. Ah, che bella passe che tieni, che bella passe che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua passe. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, passe mi, passe tu, il ricordo del nostro amore. Passe che tieni, che bella passe che hai, ce la dai, ce la dai, ce la dai la tua passe. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, passe mi, passe tue, il ricordo del nostro amor. Ah, che bella passe che tieni, che bella passe che hai. Signori, grazie. A questo punto, prima di darvi la buonanotte, due parole doverose. Sappiate che il gruppo degli over 50 è diventato da circa un mese un'associazione a tutti gli effetti. Tuttavia è la parola gruppo che identifica di più il nostro, diciamo, stato emotivo, vorrei usare questa parola. Tant'è vero che il nome completo è Over 50 Group, scritto alla maianese, Group. Un gruppo che è e sarà sempre aperto a tutti, in special modo ai giovani, che qui a Baiano di giovani ci sono molte eccellenze. Ed è a loro che vorremmo dare questo messaggio. Come molti di voi sanno, il nostro obiettivo, al quale lavoriamo da oltre un anno e mezzo, è quello di ridare a Baiano il suo teatro, il suo cinema, il suo spazio culturale, il suo palcoscenico musicale, il luogo dove, concedetemi un ricordo personale, da piccino ricevevo i regali della Befana. Forse qualcuno si ricorda. Si ricorda? Un obiettivo, dicevo, che realmente potrebbe realizzarsi e che vede costantemente impegnato il nostro gruppo, la proprietà, l'amministrazione comunale, che in accordo anche con il fronte politico opposto, con l'opposizione, sta concretamente impegnandosi affinché questo avvenga. Oltre a questo, anche le associazioni partecipanti al recente Baiano a tavola hanno deciso di dare un contributo per questa causa. I magici ingredienti che hanno permesso tutto questo, in sostanza, sono solo due: dialogo e buon senso. Tutto qua. Con questi due ingredienti
possiamo ritrovare un po' di fiducia e non aver paura nel dirvi che il prossimo appuntamento con gli Over 50 non sarà su questo palco nel 2016, ma nel 2015, in occasione dell'inaugurazione della rinascita del nostro teatro. Ed ora... Bravo, buono. Grazie. Ed ora, se qualcuno di voi, e spero di sì, è disposto a cantare con noi, lo faccia pure. Prego. Stai lontano da sto cuore, a te volevo pensiero.
passato 15 settembre una certa sala in centro.